Forza Napoli! Forza Roma! Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questa nuova partita della YouTuber League, l'ultima della fase a gironi. Siamo nel gruppo B e Roma-Napoli. Siamo a Roma, al centro sportivo Don Orione, casa della Boreale. Ringraziamo Edoardo Bove e la Boreale per averci invitato qui a giocare questa partita. Detto questo, però, ovviamente c'è Roma-Napoli, è una gara che significa sempre qualcosa in generale per la YouTuber League, ma oggi nello specifico significa quello che leggete in grafica. Quindi senza perdere troppo tempo in discorsi che posso tranquillamente far fare a qualcun altro, perché oggi lo sapete, la partita io la gioco, chiamo subito accanto a me Lasagna. Buonasera Fede, come stai? Bene, mi fai un favore, tieni un attimo questo. Sì, caldo? Caldo o forse sei il capitano della Roma che gioca oggi? Mi sento molto meglio, molto più a mio agio. Ringrazio la Roma per avermi regalato questo maglioncino. Fa freddo, ma io sono talmente teso per questa partita che non lo sento. Zero paura, zero freddo, ma iniziamo a parlare di questa partita. Oltre alla location d'eccezione, questa è anche una partita eccezionale, perché non solo è il derby del sole, è il derby del sud, ma mi prendo il merito di chiamarlo anche il derby della YouTuber League ormai, perché Roma-Napoli ormai abbiamo diversi precedenti già dagli anni scorsi, e oggi la Roma potrebbe, non voglio buffartela, ma potrebbe arrivare alla sua prima finale. Potrebbe, cioè il regolamento lo dice, va tutte e tre, può passare la Roma, può passare il Milan, può passare soprattutto tutto il Napoli, a cui faccio i complimenti. Però ecco, cosa c'è da dire? Diciamo che alla Roma basterebbe solo un pareggio per però passare. La partita va giocata. Il Napoli, io mi permetto di dire che è fortissimo, ma visto che non spetta a me, chiamo chi sostituirà la mia voce e migliorerà anche questo, avendo portato bene a Milano, ma meno l'anno scorso in un Roma-Napoli. Giorgio Basile, eccolo qui. Buonasera. Tieni, ti lascio il microfono, è a casa tua. Come vedi l'atmosfera del campo? Come vedi il pubblico? Come vedi il tifo? Caldissimo, sono arrivati veramente in tanti già da parecchio tempo, sono qui aspettando una gran partita, secondo me sarà una grandissima partita. E hai già qualche idea su chi potrebbe essere l'uomo partita di oggi? Ovviamente Fede escluso, se lo vogliamo contare. Escluso, allora io direi Simone Crispo, perché quando vede la Roma si scatena. Crispo, capocannoniere del Napoli. Bellissimo stasera. Grazie Simone. Simone Crispo, capocannoniere del Napoli, che però in questa YouTuber League è ancora quota zero gol. No, sono ancora. Ex capocannoniere. No, sono il capocannoniere perché nessuno ha segnato, quindi sai, per meritocrazia forse. Dici, perché hai segnato già 7 gol alla Roma, quindi un po' il merito ce l'hai, ti prendi questo titolo. Dai, me lo prendo, capito, ma non per capito, però dai. È la prima volta per Simone Pechini che gioca contro il Napoli con la maglia della Roma. Quali sono le tue sensazioni? Ma sarà una partita sicuramente molto complicata, lo vogliamo, però ci sarà da sudare, perché il Napoli è una bella squadra, ma noi lo siamo altrettanto. Riuscirete a vincere con 5 gol di scarto? Questa tipo è una bellissima domanda a cui non so risponderti, però ce la metteremo tutta. Quindi sono fiducioso, credo nei miei, credo diciamo nei ragazzi, che proprio convinti, le facce sono quelle giuste, quindi speriamo bene. Siamo qui anche con un ospite d'eccezione, Romolo, la mascotte della Roma. Cosa hai da dirci per la partita di oggi? Un incoraggiamento per la squadra? Che hai da dire? Dai Roma, giustamente. Michele Rapolla, l'ultimo romanista ad aver segnato al Napoli nel 2023. Ti chiedo, sarai anche il primo a segnare contro il Napoli nel 2024? Secondo me no, però secondo me stasera qualche gollettino lo facciamo. Poi quindi, chi lo fa non è importante. Dici, non primo marcatore, lasci spazio a qualcun altro e poi tocca a te. Esatto, io gli ultimi due minuti vedrò, riposerò e poi all'ultimo, quando tutti saranno stanchi, per motivi fisici e per motivi tecnici, arrivo io. Mister, oggi siamo in campo ostile, c'è tutta la tifoseria e anzi ben due curve contro di voi, perché di tifosi napoletani oggi non ne ho visti, se non forse un paio mimetizzati. Come la vivrà la squadra? Ma sicuramente può essere una pressione, però anche positiva. C'è una bella carica, l'abbiamo vista all'opposto, insomma, quello che è successo poi Napoli-Juventus a Scampia, quindi può essere anche una pressione per la Roma in più.
dobbiamo sfruttare anche questo fattore. Ci tengo a dire una cosa: a noi basta un pareggio, ai ragazzi questo non l'ho detto ovviamente, ma il primo che pensa siamo a pareggiare, passiamo fuori. Fuori. Oggi la posta in gioco sicuramente è molto più alta, infatti c'è in palio una finale. Come la sta vivendo la squadra? Orgogliosamente, perché con merito abbiamo vinto a Milano e quindi ci siamo concessi la possibilità di essere qui stasera e giocarci questa bella partita contro un grande avversario, forse più forte ancora rispetto a quel Milan, davanti a una cornice di pubblico che ci rende veramente orgogliosi. Quindi non posso che ringraziarli e noi in campo cercheremo di pagare tutto, perché abbiamo molta fame e te l'ho detto, contro il Milan non ci importa chi abbiamo davanti, siamo la Roma e vogliamo far bene. Vedremo lo stesso Napoli che abbiamo visto a Napoli-Milan? No, lo stesso no, perché abbiamo imparato da quella partita, continueremo a essere il loro incubo. Volevo ringraziarvi di cuore per essere tutti quanti qui, fatevi un grande applauso perché siete meravigliosi. Quello che vi chiedo stasera, la partita è importante, lo sapete, c'è una rivalità, però vi chiedo di non fare cori che siano negativi nei confronti del Napoli, di non insultare il Napoli, ma di tifare per la Roma, che è la cosa più bella. Voglio sentire l'Olimpico a favore della Roma, non contro il Napoli. Tifiamo per noi, che è la cosa più bella. Grazie a tutti. Da quel piccolo che vi posso dire è che se oggi mettiamo grinta, mettiamo cuore, ce la portiamo a casa. Oggi è una partita per la finale. Ci dovete avere tutta la bocca azzurra, capito? Porco due, oh! Vai giù là fuori a Maffanaware. In sta guerra voglio vincere. Mi dovete spannare, dai! Dai, 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 dai! Noi siamo la Roma! È la serata in cui si incrociano sogni e speranze. Davanti alla propria gente, la Roma ha la grande occasione per raggiungere la Juventus nella finale di andata. È vero, basta un pareggio, ma mai sottovalutare l'orgoglio e il cuore del Napoli, che oggi cerca una clamorosa impresa. Iniziamo dal portiere, con il numero 13, Dario! Con il numero 3, Chalé! Con il numero 22, Baffo! Con il numero 10, è stata la new entry del Napoli in questa YouTuber League, Patrizio Chianese! Con il numero 11, due gol pesantissimi lo scorso anno contro la Roma, Fabio Di Mauro! Con il numero 8, Matthew! Il veterano di questa squadra, sempre presente, con la numero 93, Mirko! L'anno scorso contro la Roma fece il suo esordio alla YouTuber League con la numero 5, Super Allan! Quando vede la Roma si scatena, e il bomber con la maglia numero 9, Simone Crispo! È il momento del capitano! 4 gol l'anno scorso contro la Roma, ma vuole riscattare l'errore clamoroso nella partita contro il Milan. Con la numero 7, Fius! È la squadra che vuole raggiungere la Juve! È la squadra che vuole continuare a sognare! È la Roma! Con il numero 1, Simone Pechini! Non fatevi ingannare dalla sua altezza, in campo è un gigante! Con la maglia numero 3, Claudio Pellegrino! Con la numero 17, il baffo più incontenibile della YouTuber League, Reid! Con la maglia numero 10, Principe! L'ala offensiva della Roma con la maglia numero 21, Michele Rapolla! Con le sue giocate ci ha sempre stupito, vuole continuare a farlo anche oggi con la maglia numero 30, il boss del freestyle! Ogni Batman ha bisogno del suo Robin con la maglia numero 4, Seawolf! Deve ancora sbloccarsi e vuole farlo oggi per aiutare la sua squadra con la maglia numero 9, Valerio Mazzei! Il pallone d'oro di TikTok, il brasiliano, il fenomeno, con la maglia numero 11, Sergio Cruz!
E ora è il momento dell'uomo più atteso, l'uomo più amato, il capitano della Roma con la maglia numero 7, Federico Marconi! Dirige l'incontro arbitrino, vi ricordo il format, due tempi da 30 minuti, in caso di parità si andrebbe calci di rigore, ma in caso di parità sarebbe la Roma a passare il turno, il Napoli per andare in finale deve non solo vincere, ma lo deve fare con ben 5 gol di scarto. Napoli! Noi siamo la Roma! Pechini in porta, Principe e Pellegrino in difesa, il boss in mezzo al campo, qui sulla tre quarti Rapolla, Marconi e Sergio Cruz con Valerio Mazzei, punta centrale, una sorta di 3-3-1 invece per il Napoli, Crispo dal primo minuto con Di Mauro e Fius in avanti, Matthew a dirigere il centrocampo, poi Chianese, Baffo, difesa, game on, si gioca, inizia questo Roma-Napoli, sia l'ultima giornata. Questo girone B. Primo pallone a cercare Mazzei che vuole girarsi, inseguito da Sciale. Guarda quanto è forte questo, si vede che è brasiliano. Cruz prova ad andarsene. Inserimento in avanti di Mazzei, lo scontro con Sciale. Subito qualche... Calmi! Deve intervenire immediatamente arbitrino. L'aspettavamo così per una partita molto carica, perché è molto molto importante. Facile, voglio facile! Il boss il propone per Rapolla, che è toccato, altro fischio di arbitrino, altro fallo, questa volta da parte di Fius. Parte Sergio Cruz, cerca il pallone in mezzo, Matthew allontana, poi il boss. Va bene, tornate! Arriva il fischio di arbitrino, gioca corto il Napoli con Matthew, si prende un po' un rischio. Chianese, un sciale pressato da Mazzei, cerca la profondità. L'aggancio di Crispo che guarda la porta, subito Crispo, la risposta di Simone Pechini, prima occasione della partita al quinto minuto in favore del Napoli. Stai su, testa per contropiede con Fius che cerca questa soluzione per Di Mauro, di testa troppo semplice per Pechini, bloccare e giocare velocemente per Rapolla che ha un po' di spazio. Rapolla guarda la porta, Rapolla, ma che gol ha fatto Michele Rapolla, porta avanti la Roma con un mancino fantastico dalla distanza. Roma 1, Napoli 0. Dai, giochiamo! Testa! La rimessa è per i giallorossi. Rapolla per Cruz. 1-2, vediamo se ci prova ancora. Cruz a terra, Baffo. Cruz steso proprio da Baffo. Calcio di punizione da zona molto molto interessante per la Roma. Corsa di Rapolla, il fischio di arbitrino. Parte Rapolla! Super parata di Dario, non è finita con Matthew che gestisce questo pallone. Baffo se lo fa portare via solo per un attimo, poi allontana. Dove questa volta non c'è Crispo. La Roma per adesso controlla senza problemi questa partita, ma è ancora molto molto lunga. Sciale apre per Chianese, bravo, conquista Marconi con una grande giocata, punta alla porta Marconi non calcia ancora, adesso sì, viene murato, poi Di Mauro prova a distendersi così, largo c'è Matthew, aspetta Di Mauro, Crispo controllo e guarda la porta, cerca il pallone per Di Mauro, Pellegrino a chiudere, poi Chianese. Arriva Mazzei, conquista un gran pallone, il boss, poi Principe, cerca Sergio Cruz. Questi menano, occhio, eh! Deciso sul pallone, Rapolla con la giocata super, se ne va ancora al 21. Sergio Cruz riesce a passare, vince anche il rimpallo, arriva Marconi alle sue spalle. Sergio Cruz invece vuole girarsi, a mettere il pallone in mezzo, pallone brutto perso alla Roma, regala una chance in contropiede al Napoli con Di Mauro. Contro il boss, palla dentro di Di Mauro che non trova però la porta. Chianese avanza e apre il pallone per Di Mauro, prova a puntare Pellegrino, aspetta l'arrivo di un compagno. Arriva Matthew che controlla, Crispo
vuole girarsi. La giocata sul post che lo stende così ed è immediatamente esclusa al post del freestyle. Vorrebbe il cartellino giallo crispo, non accontentato d'arbitrino. Parte Crispo! Sul fondo. Vorrebbe una deviazione Crispo. Marconi dice di no. Di Mauro, seguito dal boss. Buono il pallone per Matthew. Accompagna Super Allan. Preferisce tornare a destra Matthew. Chianese. Centralmente Crispo accontentato. Crispo! Il muro e poi Mirko ci prova così. Due volte Pellegrino e Reid vuole andarsene in contropiede. Arriva il primo cartellino giallo. Pellegrino cerco sempre di difenderlo, ma... Prova la giocata Crispo, riesce a passare. Ancora in mezzo a due. Strapotere di Crispo, poi Mirko, ancora per Crispo! La pareggia al Napoli con un gol capolavoro di Simone Crispo, che si scatena sempre quando vede la Roma. Riapre il discorso qualificazione. Molto bravo, è una favola bianconera. Adesso Pechini lungo. Principe, ora più in alto di Mauro, si appoggia però troppo, troppo con il fisico, quindi calcio di punizione per il Napoli. Ha giocato velocemente ma non era la posizione corretta, impatta il questo calcio di punizione. Con dei passi di Mauro. Parte Di Mauro a cercare una deviazione. Stava per arrivare vincente con Mirko. Come detto, per passare il turno servirebbe una vittoria 6-1 in questo momento. Palla dentro per Matthew, arriva Mirko! Mirko! Per il 2-1 del Napoli, che ribalta tutto con il veterano! Oh oh oh, regà! Regà, ricominciamo a giocare, dai! Il Napoli prova a distendersi, sempre con Crispo. Crispo in aria, Crispo dentro per Di Mauro, che poteva fare molto molto di più. Sta un po' ballando adesso la Roma. Prova a reagire con l'uomo di esperienza, con Cruz. Vorrebbe un tocco con un braccio i giocatori del Napoli. Cruz contro Matthew. Tutto lui Chianese, se ne va ancora, Cruz dentro! No! Bravo Fabio, bravissimo Fabio! Che bella partita adesso, si è acceso decisamente questo Roma-Napoli. Due uomini in barriera per Dario che vuole vedere partire il pallone. È tua Sergio, dai! Parte Cruz! Quasi sulla linea, la salva Chianese. Bravo Patri! Occhio, attenzione, attenti! Ancora Chianese, poi Sikwolf, Chianese con una grandissima chiusura di petto, ha rischiato parecchio ma chiusura molto efficace. Crispo dimentica il pallone, il boss gliela porta via, la tiene anche in campo, il boss per Cruz, grande anticipo di Sciale che permette al Napoli di ripartire ancora una volta. Buona, con Sergio. Crispo. Sempre a cercare Cruz, che si gira, Cruz non riesce a calciare, arriva comunque la palla, è un 2 contro 0 per Cruz, Sikwolf sulla traversa, errore clamoroso di Sikwolf. Grazie Sik. In avanti per Crispo, trattenuto da Reid in maniera regolare, poi fallaccio di Crispo, che si becca il cartellino giallo. Fallo di reazione totalmente senza senso per Crispo. Nervosito dalla non chiamata di arbitrino di qualche istante prima. Ma che cosa ha sprecato la Roma, era un 3 contro 0. È colpa mia, è tutta colpa mia. È tutta colpa mia, tutti i video dei crossbar challenge che ho fatto. È tutta colpa mia. Pechini, direttamente lungo per Cruz. Con i pugni Dario, occasione in contropiede per Crispo, da centrocampo Crispo! Lo ha già fatto l'anno scorso. Guarda il cronometro arbitrino e finisce qui tra Roma e Napoli. Roma che era andata in vantaggio con Rapolla, poi Napoli l'ha ribaltata prima con Crispo e poi con Mirko nel giro di 3 minuti. La partita però è ancora lunghissima.
Mirko, è il tuo terzo gol contro la Roma. Complimenti, e come affrontiamo questo secondo tempo? A parte il gol segnato, che dedico a mio amore, in generale chi segna segna non mi interessa. L'importante è che vinciamo questa partita, anche se magari non ci qualifichiamo, però dobbiamo dare tutto veramente per poter almeno vincere. Poi quello che succede succede col risultato, non importa. E fu così che l'ultimo che segnò l'ultimo gol nei playoff della Summer Cup contro il Napoli risegna anche il primo gol del 2024 contro il Napoli. Complimenti Michele, qualcosa da dire, qualcosa da aggiungere a questo splendido gol molto fuori area? Grazie, complimenti. No, allora, grande previsione Agnese, grazie. E stiamo giocando bene, devo dire la verità, ci siamo mangiati un gol incredibile. Vedremo come andrà, parto fuori perché ho una pancia, guarda qua. Cioè, più che altro è piena di acqua, non è grasso, diciamo, non è adipe. Però siamo pronti, vedremo come andrà. Complimenti al Napoli per adesso che sta giocando veramente bene. Oh, ci abbiamo noi, mo, noi ci abbiamo il pallino del gioco. Dobbiamo farli innervosire perché mo loro dovranno attaccare e segnare. Dobbiamo giocare su sta cosa, ok? Su questo, voglio, su questo vinciamo la partita. Non so di quanti gol malanciamo. Dai, dai, dai! Si può fare, io voglio giocare a pallone. Si può fare, a terra, abbiamo la qualità. Oh, siamo bravi, eh! Si può fare. Siamo bravi. Oh, onora sta maglia, Dai! No, regà, insieme l'abbiamo sbloccata, insieme l'andiamo a vincere. Assolutamente, cazzo! Game on, si gioca, rinizia il secondo tempo, si riparte dal 2-1 del Napoli. Non ricordo, per passare il turno i partenopei devono vincere con almeno 5 gol di scarto. La Roma invece basta un pareggio. Sequolf prova a tenere in campo, non ci riesce. La rimessa è per il Napoli con Baffo che cerca subito una soluzione lunga per Crispo. Colpo di tacco elegantissimo alla ricerca di Mirko contro Pellegrino, si chiude il triangolo, Crispo un po' trattenuto, poi a rimorchio per Matthew, murato dal boss, ancora Matthew, questa volta chiuso da Pellegrino che rimane a terra. Campo anche lo staff medico per soccorrere. Ha dato fallo, vuole entrare in scivolata. Entrati scivolata, Claudio. Lasagna ci ricorda una cosa molto importante, che l'anno scorso successe la stessa cosa. Esattamente, perché già in un Roma-Napoli Claudio Pellegrino era uscito per un infortunio e da quel momento le sorti della partita sono leggermente cambiate. Non vorrei gufare nulla per voi romanisti, Fina, però questi sono i fatti. Mirko fa vedere lo stemma del Napoli, il tricolore sul petto a tutto il centro sportivo d'Onorione. Sciale per Chianese, eccolo il cross sul secondo palo per Crispo che prova a liberarsi, la tiene in campo su lui Sequolf, si stacca, allora Crispo va in mezzo, buona la chiusura di Pechini che poi cerca velocemente Sergio Cruz da solo contro tre uomini, fallo, no, cioè, di Sciale, questo è ammonito, questo anche ammonito Claudio, c'è cartellino per arbitrino. Pellegrino stringe i denti, vuole tornare in campo nonostante il problema al piede. Parte Sergio Cruz, questa volta non calcia, vuole il posto, il freestyle, 1-2 clamoroso, ma non trova la porta. Baffo in avanti, sbaglia il passaggio, Reid chiude, trova Sergio Cruz, grande aggancio, la porta via Sciale, quella trattenuta di Sergio Cruz, prova a andarsene. Va bene. Di Mauro, spende il fallo, spende il cartellino giallo Federico Marconi. Uomo! Sergio Cruz se ne va. Non c'è lo spazio per calciare, poi viene steso da Baffo, altro fischio di arbitrino e altro cartellino giallo. Parte Sergio Cruz, vuole uno schema, questa volta non riesce, Crispo libera la pressione. A terra, voglio palla a terra! Per donare Chianese lo supera, Di Mauro contro il Principe. Di Mauro non calcia, intervento del boss, poi Sequolf spazza via l'ultimo tocco di un giocatore del Napoli, non secondo arbitrino, cambia decisione, no. Però Ale, dai Ale, dai Ale, ma come, oh, Sergio Cruz si gira dal lato giusto, ancora Cruz non calcia bene però con il mancino, Marconi si arrabbia perché avrebbe voluto il pallone. Chianese allunga troppo il pallone, duello con il boss che rimane a terra colpito, ma il possesso è comunque per la Roma, sempre Sergio Cruz da solo contro tutti, Sergio Cruz murato, poi Principe due volte Baffo e Matthew allontana, il boss ancora a terra, gioca al Napoli con Crispo, è una grande chance, il Principe lo stende da dietro, cartellino giallo anche per il numero 10 della Roma,
Mirko arrabbiatissimo, si prende il giallo per proteste, avrebbe avuto il rosso il leader del Napoli. Arriva il fischio di arbitrino, parte Crispo, deviazione e palla in calcio d'angolo. Siamo quasi alla metà di questo secondo tempo, bisogno ancora di 4 gol nel Napoli. Di Mauro si accende, entra in aria, Di Mauro, cross dentro, Mirko sbaglia un gol clamoroso, doveva fare molto molto di più. In avanti per Matthew che riallarga per Crispo. Matthew toccato da Sickwolf in maniera fallosa, ma c'è il vantaggio giustamente concesso da arbitrino, vantaggio che non si è concretizzato. Bravo arbitro, bravo arbitro. Molto molto nervoso Pellegrino, il Napoli gioca, arbitrino dice fischio io. Dove l'avete preso a questo? Sergio Cruzzi scivolata, la tiene in campo con una magia. Ancora Sergio Cruzzi. Rischia poi il Napoli in area di rigore, palla per Sergio Cruzzi. Arriva Marconi, Sergio Cruzzi non gliela lascia. Mi si arrabbia ancora tantissimo il capitano della Roma. Pechini, pensa al tiro! Dario, Dio, che parata! Il gol del pareggio alla Roma con Pechini che poi carica la sua gente. Roma ci crede come nel passaggio del turno. Passa un pareggio per andare in finale contro la Juve. Oh, fallo! Spinta di Mazzei. Non c'è fallo, non c'è deviazione. Secondo arbitrino. Semplice rimessa dal fondo. Matthew, inseguito da Mazzei. Di Mauro, prova a passare, se ne va, Di Mauro per Crispo, Crispo! Che cosa ha parato Pechini, poi Crispo ancora, sempre lui, sempre Simone Crispo, è 3-1 per il Napoli! Napoli per Mazzei, chiuso, cos'è? Gioca velocemente la Roma con Rapolla che cerca il mancino, deviata, altra deviazione, forse la sferota direttamente Dario, dice di no, e corner per i giallorossi, direttamente in porta Marconi, sul corner di Federico Marconi, il capitano rimette in piedi la Roma, 3-2. Forse è stato proprio Cruz a anticipare all'ultimo istante Schale. L'esultanza è proprio del brasiliano. Il pallone per Crispo, controllo con il petto, poi colpo di testa, esce Pechini che con le mani vuole andare velocemente da Cruz, grande chiusura di Chianese, Marconi ancora per Cruz, se ne va, sempre lui, Sergio Cruz riallarga per Rapolla, finta a terra, contatto che sembrava sulla linea, ma arbitrino dice che è solo calcio di punizione. Arbitrino, rigore! Arbitrino, però non se muore! Parte Marconi! Deviazione di Dario, ancora una volta decisivo, ancora calcio d'angolo per i giallorossi. Parte sempre Marconi per Rapolla. Deviazione di Fius. Soluzione per Sergio Cruz con il tacco, Mazzei! Alto! Che cosa aveva fatto Sergio Cruz? Bisogna una vittoria 7-2 il Napoli per passare in finale. Crispo contro il boss, se ne va il 9, sempre Crispo, guarda la porta, destro-sinistro, Crispo sul primo palo per Super Alan che manda alto, non ce la fa più il boss del freestyle, problema al piede, il resto rimane in campo.
Soluzione lunga per Mazzei. Arriva Sergio Cruz. Mazzei accompagna la palla, viene toccato, buttato a terra da Sciale. Ma subito si butta questo. Lusa, la responsabilità se la prende Sergio Cruz. E la macumba brasiliana, dai! Parte Sergio Cruz! Sergio Cruz! Su punizione! E 3-3! 3-3! Il gol che può regalare la finale alla Roma! Ovviamente! Il brasiliano! Ovviamente! Sergio Cruz! Però del Napoli vuole tornare avanti. Pianese rischia tanto contro due uomini, la recupera Cruz. Cruz calcia Mazzei largo. Dai! Ha avuto forse il match point la Roma. Mazzei vuole farsi perdonare andando a recuperare il pallone. Eccolo Mazzei largo, si torna da Cruz, a terra Mazzei, si gioca Cruz contro tre uomini, sbarra la strada a Pianese, poi va a terra, prova a guadagnare il calcio di punizione, non c'è nulla secondo arbitrino. Il Napoli gioca velocemente con Fius in mezzo di Mauro, largo c'è anche Crispo, servito invece su per Allan. Crispo si accentra, pensa anche al tiro, il posto di lui, Crispo! Crispo a cenare Roma con un gol spaventoso, tripletta di Simone Crispo. Ma dai, segna in ogni modo, è un fenomeno Simone Crispo. 4-3 per il Napoli e mancano poco più di 2 minuti. Incredibile. La tripletta di Crispo condanna la Roma. Lungo per Baffo. Super Allan protegge Pellegrino, sombrero di Pellegrino, sempre l'ultimo a mollare. Lancio lungo per Marconi, gran controllo, Marconi, arriva Rapolla, visto e servito, vuole il suo mancino Rapolla, ecco il traversone dentro per Mazzei! Era tutto solo all'interno dell'area di rigore, non ha stoppato un pallone stupendo di Rapolla. 5 minuti di recupero, ancora 5 minuti di speranza per la Roma. Ha bisogno di un gol per andare in finale. Di Mauro in avanti. Matthew, controllo, poi tacco geniale per Di Mauro che guarda la porta, tiro rimpallato, non è finita. Pius ancora. Di Mauro, la chiusura di Rapolla, nuovamente Di Mauro, è rimasto alto super Allan, saltato Pellegrino che però guadagna comunque la rimessa al fondo. Sergio Cruz cerca Pechini, deviazione, soltanto corner per la Roma. Occhio e mezzo! Ancora il portiere giallorosso, rischiato di essere decisivo. 30 secondi più o meno al termine, potrebbe essere l'ultima speranza. Cross sul secondo palo, Pellegrino non ci arriva, poi Sergio Cruz vorrebbe un tocco con il braccio Marconi. Pellegrino spinge arbitrino, lo manda a quel paese, si toglie la maglia e se ne va via Claudio Pellegrino. Giallo per Pellegrino, arrabbiatissimo. Ma arriva il fischio finale, vince il Napoli 4-3 al termine di una partita bellissima, ma è beffa doppia perché in finale non ci va né la Roma e né il Napoli, in finale contro la Juve ci va il Milan. Facciamo! Sei! Allora Fede, come stai? Com'è vivere questo secondo tempo in cui siete riusciti quasi ad arrivare anche in finale, ma per un soffio l'avete mancata? Come stai? Non conta andarci vicino, quello conta soltanto a bocce, dice qualcuno. Sono svuotato in questo momento perché è stata una partita veramente tosta.
bella battaglia. Quello posto di oggi, visto che non è l'ultima partita della stagione, c'è chiaramente la fase di ritorno e che sono veramente orgoglioso di essere il capitano di questa squadra, perché abbiamo dato tutto e vinto contro il Milan. Oggi secondo me avremmo meritato qualcosa di più per gli episodi, per quanto costruito, e però conta buttarla dentro, quindi in finale ci va il Milan, ma giocheremo la fase di ritorno con l'obiettivo di andare in finale. Però bisogna essere tutta la partita squadra e tutti quanti squadra, perché voglio essere molto sincero: se Sergio Cruz fa due gol non me ne frega un cazzo se poi gioca in questo modo e pensa di stare da solo contro otto giocatori avversari. Ci sono stati due momenti in cui poteva passarla a me, ad altre persone, magari segnavamo lo stesso. Che è il più forte della squadra, lo sappiamo tutti, perché è un bagaglio calcistico, ha una carriera che parla per lui. È giusto che lo faccia vedere non tanto con i doppi passi e basta, ma anche con la leadership che io provo a mettere, ma sono un capitano creator. Lui può essere anche capitano senza fascia, vorrei che lo fosse un po' di più. Infatti quando eravamo due gol sotto ho cercato di magari accelerare un po' di più, infatti siamo riusciti a pareggiare. Poi invece di fare il quarto gol ho voluto passare la palla al mio compagno, che poi non siamo riusciti a fare gol, che magari se ero ancora individuale magari riuscivo a segnare. E va bene, purtroppo mi prendo le colpe di questa sconfitta e va bene così. Questa ragazza ha dato il cuore. Do il cuore per Napoli, fatto male, sangue, però non me ne frega. Per adesso mandiamo il Milan, perché l'abbiamo mandato noi in finale il Milan, sia con la nostra partita, cioè con questa sono andato subito vicino a Fede, mi dispiace. Durante la partita ovviamente c'era l'agonismo di vincere, ed è giusto che sia così, perché penso che nessuno avrebbe fatto così, cioè... Allora, intendeva mio cugino che praticamente noi non avevamo niente da perdere, niente da vincere, tra virgolette, perché comunque 5 gol di scarto sono tanti. Che sapore ha lasciato questa partita? Vabbè, dolce, perché ha segnato Mirko F. Io sono un grande fan. A parte... Sì, sì, sì. Lo vorresti nella Roma? No, lo vorrei a casa con me. Ci tengo a dire una cosa importante. I miei ragazzi se la sono giocata a pari merito con i ragazzi del Napoli, quindi sono molto orgoglioso. Dalle sconfitte ci si rialza, peccato, e qui c'è l'amaro ovviamente, però ce la possiamo fare per le prossime. Dobbiamo avere più fiducia in nostri stessi, carichissimi. I ragazzi hanno lottato, hanno meritato questa vittoria fin dal primo minuto, dove abbiamo preso un gol a freddo incredibile, e non posso rimproverare veramente nulla ai ragazzi.